Bene ragazzi, torniamo a parlare del Ligu Power 2, l'ultimo entry level di Ligu. Facciamo lo sblocco, vediamo se lo sblocco facciale lo prende, con gli occhiali non lo prende, infatti ve ne volevo parlare. Invece così lo prende. Quindi con gli occhiali, primo punto, non prende lo sblocco facciale. Parliamo comunque di uno sblocco facciale bidimensionale, quindi ovviamente non ha i sensori che montano i vari top di gamma, che vanno a vedere anche la profondità del profilo facciale, ma praticamente fa una fotografia del nostro viso e fa un riconoscimento di questo tipo. Andiamo a parlare brevemente un attimino delle caratteristiche e poi entriamo nel dettaglio, pregi e difetti. Allora, monta, come vi ho detto l'altra volta, tramite l'unboxing uno schermo 5 pollici IPS in 16 noni in formato classico, ormai ex classico, non è più il classico, ma un formato utilizzato fino a poco tempo fa. HD come risoluzione, dai colori non troppo saturi, ma neanche troppo spenti. Quindi una buona unità, devo dire, comunque niente male per la fascia di prezzo soprattutto. Dotato di software Android stock, praticamente in versione 8.1, quindi la penultima oramai. CPU classica per questi entry level, MediaTek 6580, quadricore di vecchissima generazione a 28 nanometri, 2 giga di RAM e 16 giga di memoria interna espandibile tramite il doppio slot che troviamo dietro. Vi ho fatto vedere in unboxing come si può aprire tramite una fessura che c'è qui, tutta la back cover posteriore in plastica. Come in plastica è anche lo schermo, o comunque la protezione dello schermo è completamente in plastica. Quindi comunque non abbiamo un prodotto premium, per modo di dire, perché su questa fascia di prezzo non esistono prodotti premium, ma almeno che utilizzano dei materiali migliori, quali per esempio l'alluminio o comunque anche il metallo per la cornice laterale o il vetro per lo schermo. Qui abbiamo uno smartphone economico dal punto di vista dei materiali, ma non per questo assemblato male, perché comunque assemblato molto bene, non scricchiola, non dà la sensazione di essere delicato, anzi comunque è uno smartphone maneggevole che si usa bene e sembra quasi pronto a tutto, nel senso un tipico smartphone muletto che può essere utile anche nella vita di tutti i giorni per chi non ha troppe pretese. Troppe pretese intendo ovviamente per chi vuole fare un multitasking esagerato, come si può fare oggi con smartphone da 4-6 giga di RAM, che permettono certi tipi di prestazioni, soprattutto grazie anche alla CPU. Qui abbiamo una CPU veramente molto, molto antica. Abbiamo poi una batteria da 3200 mAh. Come vi ho accennato nell'unboxing, Ligu afferma di aver ottimizzato al massimo questo modulo. In realtà c'è riuscita, perché vi voglio far vedere tramite degli screenshot quante ore di schermo acceso siamo riusciti ad avere. Andiamo negli screenshot e vi faccio vedere appunto. Allora, partiamo dall'inizio. Praticamente le prime volte che l'ho utilizzato, qui erano quando stavo valutando più o meno come andava, non avevo ottimizzato nulla. Per quanto riguarda, sapete cosa intendo per ottimizzare: disinstallare applicazioni inutili, andare a fermare i dati in background tramite il menu impostazioni nell'utilizzo dati, qualche piccola quindi accortezza. Qui ho utilizzato lo smartphone così come l'ho trovato quando l'ho acceso. Come vedete, a 46%, quindi poco più della metà di tutta la batteria, abbiamo avuto l'utilizzo dello schermo per 3 ore. Quindi, comunque, e qui avevo fatto un utilizzo medio intenso, comunque, quindi non è che sono stato lì a guardare lo schermo acceso per 3 ore. L'ho utilizzato lo smartphone e l'ho potuto praticamente utilizzare per 3 ore con la metà della carica, quindi si presume che potevo arrivare quasi a 5 ore. Poi in altri casi dove l'ho utilizzato anche lì in maniera più o meno, non dico intensa, ma comunque l'ho utilizzato, l'ho messo un attimino sotto stress, ho fatto 2 ore con il 40%, quindi se ne è arrivato a 5 ore. Mi sono accorto quindi che poi il consumo, come vedete, è abbastanza lineare. Vediamo se ho fatto uno screenshot anche delle applicazioni di come consumavano, no?
comunque il consumo è stato abbastanza lineare. Mi sono accorto che anche se lo mettiamo sotto stress, nonostante la batteria non sia grande come altri praticamente entry level con 4000 mAh come ho fatto ultimamente, che avevano 5000 mAh, che avevano anche una durata ovviamente lunga, in questo caso con 3200 mAh c'è una grande ottimizzazione da parte di Ligu, permette di fare almeno veramente tranquillamente quelle 4 ore e mezza 5 di schermo acceso utilizzandolo anche per bene, quindi mi sono trovato veramente molto bene. Inoltre lo smartphone si usa bene anche perché è molto leggero, come vi dicevo è comunque in plastica, quindi 137 grammi si sentono pochissimo in mano. E andiamo un attimino a parlare subito dei difetti, così poi mi concentro un attimino sull'aspetto generale, quindi anche i pregi di come mi sono trovato. Allora, per quanto riguarda i difetti, il più esaltante di cui voglio parlare è la fotocamera, perché benché abbia comunque due sensori, uno da 8 e uno secondario da 2, ma che mi sono accorto come sempre viene messo lì praticamente per marketing, il sensore da 8 megapixel non restituisce degli scatti sufficienti per la fascia di prezzo, ma al limite quando c'è veramente una buona illuminazione, si ha una mano ferma, restituisce uno scatto sufficiente, solamente sufficiente. Non ho potuto gustare quegli scatti che ho potuto veramente immortalare tramite altri smartphone sempre a 60 euro, ma che montavano comunque sensori in quel caso migliori, quindi lì il merito non era tanto dei brand ma anche del sensore che montava, che era Sony. In questo caso non è specificato, non sono riuscito a capire che tipo di sensore o almeno di che marca fosse, quindi, ma non penso sia un sensore Sony, perché comunque i colori non sono così vividi, a volte vira verso l'azzurro le foto di notte. Non è il peggiore, ma comunque secondo me è insufficiente, perché anche quando riesce quasi al buio, comunque sono con la luce dei lampioni all'esterno, a fare una foto, comunque c'è veramente pochissimo dettaglio, non ce n'è per niente praticamente, ci sono solamente degli impasti di colore poco dettagliati, un po' meglio se c'è un'illuminazione artificiale all'interno, quindi magari al ristorante o dentro casa si fanno delle foto da dentro, le foto vengono un po' meglio, ma comunque di notte soffre tantissimo. Anche la fotocamera anteriore da 5 megapixel, come avete visto ho fatto la recensione del Allcall S1 con una fotocamera da 2 megapixel della Sony, restituiva degli scatti in relazione al prezzo e quindi allo smartphone pazzeschi, perché comunque tirava fuori dei buoni selfie, qui in questo caso no, quindi qui siamo veramente nella media degli smartphone entry level, quindi non voglio addentrarmi oltre perché comunque non merita secondo me neanche di fare un camera test, poi vedrò se avrò tempo e voglia magari farò anche il camera test, ma vi anticipo che non fa degli scatti eccezionali. Una cosa invece che nell'applicazione fotocamera ho apprezzato, che c'è l'HDR sia negli scatti con la fotocamera posteriore, ma abbiamo la possibilità di utilizzare l'HDR anche quando facciamo degli scatti con la fotocamera anteriore, cosa che comunque in questo caso, visto che le foto non sono granché, non sfrutteremo al massimo. Una cosa che non mi è piaciuta è che quando fa le foto con la fotocamera frontale utilizza il flash qui frontale, che non vi ho accennato perché il flash restituisce una luce molto forte ma diretta con un fascio praticamente luminoso così grande, ok, quindi praticamente quasi tutto il viso vi arriverà un lampo di luce che illumina il viso con un cerchio bianco e il resto no, quindi praticamente il flash sembra più una torcia frontale che un flash che dovrebbe illuminare la scena. Comunque ve l'ho voluto dire perché comunque l'interfaccia della fotocamera è anche carina, interessante, ha molte personalizzazioni, ma se Ligu avesse speso magari qualche dollaro in più per un sensore, non dico quello anteriore ma almeno quello posteriore migliore, sicuramente sarebbe stato uno smartphone completo sotto quasi tutti i punti di vista. Altri piccole cose che non mi sono piaciute, e qui parliamo di un bug, praticamente quando mettiamo la luminosità automatica, qui non c'è lo switch per mettere luminosità automatica o manuale, dobbiamo andare nelle impostazioni, nel display e toglierla o metterla. Comunque sia, quando la andiamo a mettere, se siamo al buio e ovviamente il sensore lavorerà per abbassare la luminosità, sbaglia e la abbassa a tal punto che lo schermo è leggibile. È successo anche con altri smartphone, se non sbaglio questo è il secondo smartphone dove noto un problema del genere, quindi non sapevo se lo smartphone si era spento o se fosse questo il problema. Dato che mi era successo con un altro smartphone, sono
ho dedotto che fosse quello. Infatti ho tolto la luminosità adattiva, ho lasciato quella manuale, quindi praticamente dobbiamo ogni volta noi alzare e abbassare la luminosità, e il problema è sparito. Vedremo se poi ci sarà un aggiornamento che migliorerà questo problema. Un'altra cosa, che una piccolezza, però voglio parlarvene, piccolezze non sempre, in questo caso sì, perché quando rispondiamo a una chiamata che vi arriva la schermata con il praticamente con la cornetta verde da dover alzare, dovremo fare uno swipe abbastanza deciso e lungo. Anche se il touch dello schermo è reattivo, il touchscreen è molto buono, è molto fluido, prende bene i tocchi, però dobbiamo veramente fare uno swipe molto molto lungo per poter aprire la telefonata, altrimenti sarà lì che farà dei piccoli balzi ma non aprirà mai la telefonata. Parlando dello sblocco facciale, di cui vi ho parlato poco fa, posso dirvi che in relazione al prezzo è molto buono, perché non è veloce, ma comunque anche in condizioni diverse rispetto a quando abbiamo registrato la nostra faccia riesce comunque a sbloccare. In pochi casi addirittura, dico addirittura perché parliamo di 60 euro di smartphone, in pochi casi addirittura con poca luce, veramente con poca luce, era al ristorante, c'era una luce fioca, quindi pochissima, e si è sbloccato, quindi comunque funzionava anche con poca luce in pochi casi. In altri casi ha bisogno di una luce neanche troppo forte ma non così bassa, comunque all'interno anche di sera, dentro casa o che sia ristorante, con una luce che non sia veramente troppo soffusa riesce comunque a sbloccarsi. Però non dobbiamo avere grandissimi impedimenti sul viso, che siano una sciarpa o un cappello che copre troppo la fronte, ho notato questo. Comunque funziona, mettiamo 9,5 volte su 10, quindi comunque abbastanza affidabile, non velocissimo, ci vuole quel secondo quasi 2, quindi non velocissimo, però abbastanza affidabile. Quindi comunque mi ha soddisfatto, perché non è da tutti smartphone entry level, anche se ormai la stanno implementando tutti, ma non sempre funziona in maniera così efficiente o così affidabile, mettiamola così, non efficiente ma affidabile, perché comunque ha bisogno dei suoi tempi. L'altro sensore di sblocco che ha, che comunque l'altra tipologia di sblocco che ha, è il sensore delle impronte digitali. Qui invece è un capitolo negativo, perché fa veramente fatica a... anzi, vediamo, facciamo la prova del 9, mi tolgo gli occhiali, proviamo di nuovo a vedere lo sblocco facciale, l'ha preso, col tutto che avevo lo smartphone che utilizzo per fare il video che mi copriva parte della faccia. Poi vi dicevo, lo sblocco invece dell'impronta digitale non funziona molto bene, ho provato a registrarlo più volte, perché a volte bisogna anche registrarlo in maniera diversa, in maniera più completa, fatta bene, con la cover, senza la cover in gomma. Ho fatto delle prove, ma non è molto affidabile. Quindi qui non si parla di velocità, ma di affidabilità. Cioè proprio, praticamente, se vi devo fare una percentuale, siamo intorno al 40%. 4 volte su 10 sblocca, 6 volte su 10 no. Quindi poi mi sono rifugiato nello sblocco facciale. E quando non prende questo qui, utilizzo praticamente il classico sblocco con qui il tastierino. Però lo sblocco facciale, vi devo dire che funziona abbastanza bene. E per quanto riguarda invece LED, capitolo LED, c'è anche un LED di notifica. Il LED di notifica invece è molto buono, è solamente blu, funziona molto bene, nel senso che si vede molto bene, è molto forte e funziona anche quando lo carichiamo. Quando carichiamo lo smartphone si accende per far capire che è in carica, quindi una piccola chicca che comunque a questo prezzo non sempre abbiamo. Vi ho parlato di qualche piccolo difetto, perché in realtà sono solamente questi i difetti che ho trovato, quindi lo sblocco con l'impronta digitale, che è da dimenticare, la fotocamera per chi non ha grandi pretese rientra nella fascia di prezzo, il bug della luminosità automatica e qualche piccolezza come quando dobbiamo rispondere al telefono. L'audio in capsula durante le chiamate si sente abbastanza bene, non è ottimo ma è buono comunque per la fascia di prezzo, cioè voglio dire, si sente bene, il volume è alto, non altissimo come altri smartphone che mi hanno veramente sorpreso, ma si riesce a telefonare e si capisce abbastanza bene la telefonata. Altri smartphone facevano fatica, in questo caso la telefonata è anche piacevole. Dall'altra parte non mi hanno detto di sentirmi male, quindi comunque il microfono che troviamo qui in basso funziona bene, non c'è il secondo microfono per la riduzione dei rumori, ma comunque le telefonate sono andate abbastanza bene, non ho riscontrato difficoltà di sorta. L'audio invece in capsula, cioè nello speaker di sistema, è alto a patto che lo utilizziamo con la mano dietro, che fa da cassa di risonanza, perché come vedete, essendo qui dietro,
se lasciamo lo smartphone così per vedere un video, ovviamente l'audio andrà praticamente tutto dietro e se ne sentirà pochissimo davanti. Quindi dobbiamo obbligatoriamente mettere la mano così e in quel caso si sentirà bene. Bene, per quanto riguarda il volume, la qualità non è eccezionale, ci sono molti acuti, pochi bassi, ma non distorce, quindi comunque per me l'importante in questa fascia di prezzo è che l'audio sia abbastanza potente e che non distorca. Poi ovviamente la qualità è quella che è, non si può pretendere tantissimo per 60 euro comunque. Vi ho parlato delle note negative, vi parlo di quelle positive. Allora, lo smartphone è sempre veramente molto fluido, difficile farlo impallare, rallentare, bisogna metterlo molto stress. E lì entra in gioco il difetto che non è di LiGo, non è di Android 8.1, non è dell'ottimizzazione software, ma è della CPU, che è poco efficiente, perché comunque scalda molto, è molto grande, cioè oggi si va sempre verso delle CPU molto più piccole, quindi hanno un'efficienza energetica migliore, producono più potenza con poco calore praticamente, perché sono più piccoli. Qui abbiamo una CPU molto vecchia, quindi anche se lo smartphone dietro in plastica e dissipa bene, abbastanza bene il calore, comunque lo senti che se lo andiamo a stressare si scalda e comincia un po' a rallentare, ma dobbiamo stressarlo abbastanza. Capitolo quindi stress, applicazioni e multitasking. 2 giga di RAM sono sufficienti? Secondo me, al giorno d'oggi, con una buona ottimizzazione, possono essere sufficienti per fare un discreto multitasking. Adesso qui abbiamo aperto varie applicazioni in memoria, sappiamo benissimo che la RAM non tiene le applicazioni in memoria allo stesso livello, ma vengono chiuse in maniera parziale col passare dei minuti e delle ore. Quindi questa qui è l'ultima applicazione che ho utilizzato, la riapriamo e come vedete la deve ricaricare. Andiamo ad aprirne un'altra. Ancora YouTube è rimasto in memoria, quindi come vedete con 2 giga di RAM molte applicazioni rimangono aperte nonostante sia passato già del tempo dall'ultimo momento in cui le ho utilizzate. WhatsApp, come vedete, ancora è fruibile, ci mancherebbe, un'app di messaggistica. Chrome, che è un'applicazione abbastanza pesante soprattutto per smartphone di questo tipo, facciamo un ricarico della pagina, era una pagina in inglese, quindi carica la pagina e poi la deve tradurre dal francese all'italiano con l'applicazione appunto traduttore Google, però come vedete l'ha cambiata senza nessun problema. Andiamo a un'altra pagina che facciamo ricaricare, una pagina appunto che parla per esempio di smartphone, comunque sono siti dove ci sono molte immagini e quindi ci mette anche un pochino per caricarla, però come vedete è abbastanza veloce. Qui parliamo di uno smartphone con una vecchia CPU con solo i 2 giga di RAM. Andiamo qui sull'applicazione delle note, andiamo sul Play Store, lo deve ricaricare come vedete. Andiamo ancora, andiamo avanti con le applicazioni che ho lasciato aperto. Amazon l'ha ricaricato parzialmente. Foto, qui l'ho usata prima per farvi vedere lo screenshot. Come vedete comunque 2 giga di RAM non fa molta fatica ad aprire molte applicazioni anche pesanti. Fotocamera l'ha ricaricata, però anche quando ricarica, questa qui è la prima che ho aperto che ha dovuto ricaricare, è rimasta in memoria. Andiamo a vedere dopo che ho utilizzato tutte queste applicazioni in multitasking, andiamo a vedere la RAM, che livello è, se è satura, se ce n'è ancora qualcosa libera, così ci facciamo un'idea dell'ottimizzazione di LiGo su questo smartphone. Abbiamo ancora più o meno un giga libero, quindi comunque come vedete è andata a utilizzare quasi un giga tra il sistema e tutte le applicazioni che sto usando, quindi comunque c'è veramente una grande ottimizzazione. LiGo sotto questo punto di vista non mi stupisce, è un brand che si impegna sempre a ottimizzare gli smartphone dal punto di vista software. In questo caso c'è stata, si vede da il tipo di multitasking che abbiamo fatto, la RAM libera e anche il consumo di batteria, perché con una batteria da 3200 mAh riesce a restituire, con una CPU vecchia quindi non efficiente dal punto di vista energetico, almeno quelle 5 anche 6 ore di schermo acceso, cosa che riescono a fare oggi smartphone con batterie molto più grandi, ma soprattutto con CPU di un altro pianeta. Ve lo dico in maniera veramente palese, perché qui parliamo veramente di una CPU molto vecchia. Quindi a fronte di hardware antico ma software super aggiornato, perché Android 8.1 penultima versione e ottimizzazione LiGo dietro, siamo riusciti ad avere uno smartphone comunque completo dal punto di vista software, si utilizza molto bene, abbastanza fluido,
con delle caratteristiche veramente anche da smartphone di un livello più alto, possiamo dire questo. Per il resto, capitolo da dimenticare, fotocamera e anche ovviamente un pochino i materiali. Se ci aspettiamo uno smartphone da far sfoggiare, comunque da far vedere, che sia carino secondo i trend di adesso, magari dietro può ancora andare, ma davanti ovviamente si vede subito che siamo su una linea vecchia. Quindi non so se Ligu abbia optato per uno schermo da 5 pollici perché c'era magari qualche lotto non venduto da qualche produttore di display buoni e quindi abbia voluto approfittare per creare l'ennesimo entry level, questo qui, il Ligu Power 2, avendo un prezzo vantaggioso, perché comunque si trova a più o meno 50-60 euro questo smartphone. Per chi può andare sopra queste piccolezze, chiamiamole così, che vi ho fatto vedere, questi piccoli bug che ci sono ogni tanto, abbiamo comunque uno smartphone con sblocco facciale, ultima versione Android, penultima versione Android, Android stock, buona ottimizzazione della batteria, buon multitasking, fluidità generale molto buona per la fascia di prezzo, quindi uno smartphone che funziona bene, può essere utilizzato anche tutti i giorni. Spero di avervi detto tutto. Se avete ancora qualche domanda potete scriverlo nei commenti. Per adesso è tutto, al prossimo video.